Tabba, resti qui a dormire? È colpa mia. Tutto questo è successo perché ho tenuto la lettera di sfida. È tardissimo. Già. Sugiro è ancora sveglio. Che imbarazzo. Vai a casa o si preoccuperà. Oh. Vado a casa. Notte. Avrei potuto dirle di dormire qua. Però dai, che cattiveria, dirle di dormire sul divano, piuttosto il letto. Andiamo a dormire per stasera. Dormiamo. È stata una serataccia. Akechi ci ha praticamente detto di sciogliere i ladri fantasma, il capo ci ha beccato. Questo era il discorso del deputato Masayoshi Shido, che pare voglia formare un nuovo partito. Riprendiamo il servizio sui ladri fantasma, sospettati dell'omicidio del signor Okumura e di altri. I ladri fantasma sono stati dichiarati principali ricercati dell'intera nazione. È stata istituita una ricompensa per chiunque abbia informazioni che porti alla loro cattura. Quanti soldi? Guarda, coloro che forniranno informazioni riceveranno una ricompensa di 30 milioni di yen. Alla faccia del cazzo! Controlliamo subito. 30 milioni sono 230.000 euro 356. Ok, sì, di sicuro una casa te la compri con 30 milioni di yen. La situazione deve essere veramente straordinaria, vista la cifra. Minchia. La ricompensa verrà coperta dalla polizia e dai familiari delle vittime. Inoltre, se vi denuncio la polizia e vi arrestano, potrei beccarmi 30 milioni di yen. È una follia. Spero tu comprenda la vostra situazione. Anche chi non aveva alcun interesse per voi sarà alla ricerca dei ladri fantasma. Minchia, con 30 milioni di yen ci credo anch'io. E succederà ogni giorno, anche a scuola. Perché la situazione è arrivata a tanto. Non lo immaginavamo. Capisco. Beh, come posso spiegarmi? Mi dispiace non averlo capito. Quanto sta succedendo è anche colpa mia. Ma in realtà no, è iniziato tutto da Kamoshida. L'unica cosa che posso fare ora è nascondervi. Cercate solo di non fare nulla di incosciente, ok? Abbi fede in me. Non vi tradirò, finché rimarrete qui non dovrete temere nulla. Oh, grazie Sugiro. Come ti si fa a voler male? Mi dispiace per quello che abbiamo fatto al capo. Sono responsabile anch'io. È partito tutto da Kamoshida e lo sappiamo benissimo. In realtà, beh, è tutta colpa di quel tizio che ci ha fatto arrestare. Che chissà chi è. Ha visto la ricompensa. Forse abbiamo messo loro troppa pressione. In questo modo i ladri fantasma sono diventati il nemico pubblico numero uno. Esattamente, in quel momento calerà il sipario. Chissà di quale momento stiamo parlando, ma chi lo sa. Che taglia pazzesca, dovremmo dare la caccia ai ladri fantasma noi stessi. Certo, secondo Akechi ci frequentano tutti questa scuola, giusto? Sì, ma io eviterei, si sono già verificati troppi arresti mentali. Se ci mettiamo a ficcare Nasare è probabile che faremo una brutta fine. Ma 30 milioni di yen, amico, fammi sognare almeno un po'. Beh, 15.000 yen, 230.000 sono un bel po' di soldini. Sono un bel po' di soldini a testa. Dovrebbero essere 165.000 euro a testa. Ehi, avete visto il TG? Sapevo che sarebbe potuto succedere. È un po' strano sapere di avere una taglia sulla testa. Non sono sicura che ce la faremo questa volta. Siamo davvero spalle al muro. Non è saggio discuterne qui. Parliamone di persona. Si sa mai, qualcuno ci hacker il telefono in qualche modo. Ma chi lo sa. Ora siamo ricercati. Ricompensa i 30 milioni di yen, eh? Siamo in un albo fumetti. È talmente surreale che non faccio che ridere. Alla fine veniamo trattati come dei veri criminali. Ora ne sono sicura. Ricordate quelle illazioni che avevo avanzato? Ci hanno veramente incastrati. Okumura primo in classifica, il trambusto precedente, Mad Jed. Tutto per rendere famosi i ladri fantasma. Ci hanno spinto anche contro Okumura. Già, probabilmente il nemico aveva intenzione di darci la colpa sin dall'inizio, quando siamo comparsi. Come faceva a saperlo però? Chi lo sa.
E tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, allora? E le persone di cui abbiamo risvegliato il cuore non erano quindi corrotte come pensavamo? No, i casi di Madarame e Kaneshiro erano coincidenze, grazie a Yusuke e a me. E non è stato lo stesso anche con Kamoshida. Considerando quanto è successo con le classifiche, solo l'ultimo bersaglio è stato un'esca. Che trucco da 4 soldi! Yusuke tra l'altro non sta dicendo nulla. Da 4 soldi, tutt'altro. Pensate al falso Mejedda e i flame sul sito. Potrebbero aver creato tutta l'attenzione su di noi. Qualcuno ha dedicato tempo ed energia a tutto questo. Okumura non era l'unico bersaglio, forse. Forse vogliono dare a noi la colpa per tutti i Raptus passati e futuri. È per questo che suggerivo di muoverci con attenzione. Quindi è colpa mia ora. Anche tu eri d'accordo. E poi c'era quella cosa con Haru. Come facevamo a ignorarla, eh? Mi dispiace. È successo tutto perché ho deciso di testa mia che mio padre era un criminale. Riuscivo a pensare solo al mio fidanzato. Se solo avessi gestito la cosa con calma. Haru. Non è colpa tua, Haru. Anche io avrei dovuto parlare della morte del preside Kobaya. Quel preside lì. Maledizione! Stronzate, maledizione! Ryuji! Sfogare la frustrazione sugli oggetti non aiuta nessuno! Tu che ne pensi, Phoenix? Perché abbiamo perso? Dove abbiamo sbagliato? Ci hanno ingannati, non abbiamo perso. Forse perché non siamo stati davvero noi stessi. Mi trovo concorde. Allora, pensavamo unicamente al gradimento dell'opinione pubblica. Già, è andata così. Pensavo soltanto a come potevamo diventare famosi. Sono un idiota, sono diventato una ladra fantasma proprio perché odiavo questo genere di adulti. Abbiamo cominciato ad aggrapparci alla fama e status al punto da smarrire la via. Abbiamo perso di vista la nostra causa originale, essere ladri fantasma, paladini della giustizia. Sono così arrabbiata con me stessa. Makoto! Maledizione! So che siamo stati incastrati e che sono stato un cretino, però è così frustrante. Voglio rimediare a questo casino. Già, se la situazione continua così, finiremo travolti. Non abbiamo comunque idea di chi abbiamo contro, se sia una sola persona o un gruppo. Devono inoltre occupare posizioni di potere o avere appoggi di peso per tessere simili trame. Siamo veramente in grado di affrontare gente simile? Voglio dire, siamo solo ragazzini. Forse dovremmo chiudere qui. Voglio dire, le cose potrebbero peggiorare per tutti. Cazzo. Ehi, e adesso che facciamo? Beh, non è ancora finita. Noi siamo i ladri fantasma, ce la faremo. Già, è quello che vogliono, vederci scappare con la coda tra le gambe. Vorrebbe dire abbandonare i nostri ideali solo perché teniamo la pellaccia. Capisco. Ritiro quel che ho detto, non posso accettare che finisca così. Assolutamente non così. Sembriamo concordi sul cosa fare, ci manca solo definire il come. Già. Forse Akechi-kun ha una risposta, chi lo sa. Forse dovremmo sentirlo. Piripipi. Chi è? Ehi, sono io. Riguardo a prima, quando ho urlato. Ritrovarsi incastrati e avere una taglia sulla testa. Non posso tollerare queste stronzate. Ho perso il controllo, mi dispiace. So come ti senti. È così anche per te. Questa roba mi manda in confusione. Cioè, ora siamo dei ricercati. Forse non sono cambiato per niente da quando abbiamo affrontato Kamoshida. In realtà ti sei evoluto non poco, soprattutto con la tua storia personale, Ryuji. Volevo essere un ladro fantasma perché pensavo anche che anche uno come me potesse essere un eroe. Mi piaceva essere uno su cui si potesse fare affidamento, ma forse mi sono montato solo la testa. Pensavo di poter fare di tutto in nome della giustizia, ma questo mi ha reso simile ai nostri bersagli. Li chiamavo pezzi di merda, ma forse il più merdoso sono io. Non riesco nemmeno a scherzarci su. E quindi intendi arrenderti?
Phoenix! Hai ragione! Posso cominciare cambiando me stesso! Grazie, Phoenix! Ora sento di poter pensare il più lucidamente! Oh, ho fatto spaventare Haru e Futaba, vero? Dovrò scusarmi appena posso! Ci vediamo! Ryuji era preoccupato, cavolo! È incredibile, sta migliorando! Chi mi chiama ora, Han? No, è il gruppo. Ho ricevuto un messaggio da Kachi-kun. Vuole che ci troviamo alle Blank domani dopo la scuola. Chi si crede di essere per dare ordini a destra e a manca? Domani? Che cosa improvvisa? Avviene subito dopo l'annuncio della ricompensa. Deve esserci sotto una ragione ben precisa. Andrà tutto bene, vero? Ce la caveremo, vedrete. Certo, insieme supereremo anche questa. Haru, che tra l'altro sono qui da 2 giorni, eppure credetemi, andrà tutto bene come sempre, nonostante abbia fatto una cosa sola. In ogni caso, non voglio che nessuno ci metta più i bastoni tra le ruote. Affrontiamo questa faccenda con calma. Bene, allora domani. Sì, signora. Questo è il momento cruciale. Non c'è bisogno di agitarsi, però. Rimaniamo calmi e aspettiamo domani. Eh beh, certo, tanto. Non è che avessi tante altre scelte, voglio dire. Non può finire così, dobbiamo capire chi c'è dietro a tutto questo. Già, dobbiamo capirlo. Allora, cosa intendi fare? Affari loschi? Vediamo se è qualcosa di nuovo, anche se non credo ci sia. Ah no, certo, abbiamo l'ordine ancora che deve arrivare. Quell'ordine da 1.000.000 e passa di yen, cavolo. E allora, niente, creiamo un po' di strumenti. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Lo so. Ok, andiamo a dormire. Va bene, capo. Rimosso dall'admin. Rimosso dall'admin. Mi sa che stanno arrivando tutti quanti insulti. Non possiamo ignorare il fatto che dei criminali fanno quel che vogliono nel nome della giustizia. Il governo ha deciso solo ora di prendere provvedimenti, ma è troppo poco e troppo tardi. L'attuale governo non è al passo con le esigenze dei cittadini, serve un cambiamento. Non dobbiamo per forza affondare con tutta la nave. Abbiamo il potere di cambiare le cose. Poniamo fine a tutto questo caos insieme, cittadini! Ma non è un politico del partito di maggioranza? Ho sentito che ne sta uscendo per formare un nuovo partito. A breve torniamo a votare, mi sa. Questa volta voto di sicuro. Quest'uomo mi dà fiducia. Non hai votato finora. Non è un comportamento da bravo cittadino, sai. Non me ne sono mai interessato, ma questo politico è diverso. È appassionato e pensa al futuro. È così che dovrebbero essere un primo ministro. Voterò sicuramente per lui. Immagino abbia senso, visto che gli altri politici sembravano essere tutt'altro che affidabili. Bravo, bravo. E tutti quanti votiamo lui, sì. Ecco Kachi, hai detto che vuoi il nostro aiuto. Ebbene, che cosa vuoi che facciamo per te esattamente? È una buona domanda, ma posso avere una tazza di caffè prima? Basta cazzeggiare! Per favore, non tirarla per le lunghe. Insieme al mandato d'arresto c'è una taglia per ogni informazione. Sono misure disperate. Già, lo sappiamo. Mi riferisco al comportamento di Sai-san e credo che anche voi siete a un punto morto. Se è giunta a tanto, deve essere veramente frustrata. Fare notizia col mandato d'arresto e cercare testimoni con una taglia non è un brutto metodo. La polizia non ha nulla su di noi, non possono arrestarci. Vero, sono l'unico che ha scoperto la vostra vera identità. Comunque, stanno lavorando per costruire false testimonianze e creare un colpevole. Risparmici le tue vanterie, arriva al punto. Va bene, sarò schietto. Sto pensando di provocare un risveglio del cuore in Sai-san. Ho già scoperto che ha un palazzo. Ah, cazzo. Davvero? Immagino per scongiurare mosse temerarie da parte degli investigatori? Esattamente. Però non c'è bisogno di risvegliarle il cuore solo per quello. Concordo, è dura da credere che una sola persona si debba tutta l'operazione di contraffazione. Sfortunatamente è così. Se vi dicessi che chi le sta attorno è disposto a chiudere un occhio di fronte alle prove false... Dici che la polizia potrebbe fare una cosa del genere? Ti fidi di loro più di quanto pensassi. Risolvere il problema è la loro priorità. Non si curano di chi è il vero colpevole. No!
Sono marci fino al midollo. Il mio obiettivo è trovare il vero colpevole e credo che per voi sia lo stesso. L'attuale situazione purtroppo è terribilmente negativa. E se continua così, il colpevole verrà individuato in qualcuno di completamente estraneo. La nostra unica soluzione è far tornare in sé Sai-san. Così fermerebbe tutto di certo. Il suo senso di giustizia non accetterebbe mai niente del genere. Allora è per questo. La verità verrà nascosta e la vita di un innocente è distrutta. Non posso stare a guardare, la mia morale non lo permetterebbe. Sì, credo di capire come ti senti. E risvegliare il cuore di Sai-san vorrebbe dire proteggerla. Ragionamento sensato. Che vuoi dire? Se il vero colpevole scoprisse che è responsabile dell'indagine, cosa potrebbe fare? Sono sicuro che attenterebbe alla sua vita, il bersaglio perfetto per incolpare i ladri fantasma. Oh cazzo. Allora, cosa decidete? Seguirete il mio piano? Ti fai un punto d'onore dell'essere giusto, ma sei comunque disposto ad agire per vie traverse. È necessario se vogliamo appurare la verità. Risvegliare il cuore di Sai-san ha anche un altro obiettivo. Ovvero? Lei fungerà da monito, farà capire agli altri che non è più il caso di ostacolarvi. Se si risveglia il cuore di chi indaga, la loro corruzione verrebbe resa pubblica. Fatto questo, dovrò solo scoprire l'identità del vero colpevole, poi sarà tutto finito. In che senso? Ci direi di annunciare lo scioglimento del gruppo una volta arrestato il colpevole, vero? Deduzione degna di Denijima. Allora, ci state. Non penso sia un brutto accordo per nessuno. Makoto, tu cosa ne pensi? È un piano ben fatto, che mette sul piatto anche la fine della squadra. Sono onorato. Anche perché lo fai a Akechi-kun? Perché cerchi giustizia? Perché certi esseri umani mi danno la nausea. Sì, il mio senso di giustizia è guidato dal disgusto verso persone del genere. Non è per un ideale rivoluzionario come cambiare la società o per qualche nobile aspirazione. È un rancore illogico ed estremamente personale. Coso? Sapete, mi ricorda un po' noi. Vero. Già come se qualche adulto disgustoso l'avesse mandato in bestia. Siamo simili, eh? Forse è per questo che mi sono sentito sicuro a chiedervelo. Mi aiuterete nella missione per risvegliare il cuore di Sai-san? Non è un brutto accordo. Grazie, per un attimo mi sono preoccupato. In fondo, questa missione non può riuscire senza la vostra collaborazione. I ladri fantasma verranno sciolti e tutto andrà a buon fine, o almeno prego che succeda. Mako-chan, sto bene. Non l'ho mai detto finora, ma il motivo per il quale mi sono unita ai ladri fantasma è che volevo risvegliare il cuore di mia sorella. Speravo però di non doverlo mai fare. Sapevo già da un po' che possiede un palazzo. Perché non ce l'hai detto? Era un motivo troppo egoista. E tuttavia, ero troppo spaventata per occuparmene da sola. Perché non andiamo ora a fare un sopralluogo nel palazzo? Molto di tutto questo è nuovo per me. Vorrei prenderci la mano. Mi dispiace, avevo già altri impegni per oggi. Ah, capisco, è un peccato. Lo direi a tua sorella? Certo che no, è solo che... Oggi sei così evasiva nel rispondere, qualcosa non va. Oggi non ho proprio tempo. Allora chiudiamo qui e riprendiamo domani. Scusatemi tutti. Chissà cosa aveva Makoto. Sbaglio, Makoto si è comportata in modo un po' strano. E comunque sua sorella. Beh, non possiamo farci nulla. Comunque sia, domani si comincia. Speriamo vada tutto bene. Già. Speriamo che tutto vada come deve. Ovvero, chi lo sa cosa dovrà succedere. Ehi là. Un palazzo dentro di me. E inoltre Goro Akechi. Allora i ladri fantasma mi hanno preso di mira dietro un suo consiglio. E aveva già scoperto del metaverso al tempo del caso di Okumura. Non può essere. Non ne ha mai parlato.
In effetti il suo comportamento è cambiato in quel periodo. Akechi-kun tace sul dettaglio fondamentale e mia sorella è un ladro fantasma, è forse un ladro fantasma. Se è vero, come capo di questa operazione sono una disgrazia. Ero l'unica a non sapere. Beh, come potevi? Una roba del genere di sicuro non l'avresti scoperta cercando indizi così a cazzo di cane. Per cui vi siete convinti della presenza di un estraneo per via dei due casi di arresto mentale? E se fosse stati arrestati sotto falsa accusa, il vero criminale sarebbe rimasto in libertà. Per questo mi avete attaccata, non per la vostra sicurezza. Mi credi ora? Crederti? Sto solo considerando possibile questa situazione. Se aveste voluto evitare la cattura, risvegliare il mio cuore non avrebbe garantito nulla. Le vostre azioni come ladro fantasma avrebbero comunque incontrato ostilità. No. Se questo criminale esiste e sta incastrando il tuo gruppo, io sarò il prossimo bersaglio. È stata Makoto ad avanzare l'ipotesi. Non posso dirtelo. Significherebbe dirti la verità. Forse mi sto immaginando le cose. Ah, la droga. Qua è quando mi hanno arrestato. Ehi, Star-kun, rimani concentrato. Sembri essere completamente esaurito, ma non hai un'espressione sconfitta. Perché? Perché non ho ancora perso. Sono stupita. Sei ancora in grado di parlare? Quando sei stato arrestato, un uomo sulla scena ti ha detto che sei stato venduto, giusto? Parole simili normalmente suggeriscono ci sia un traditore. Ma se la tua storia è vera, c'è un'altra ragione. Per quanto sia frustrante da ammettere, sono stata un burattino sin dall'inizio. Qualcuno messo lì solo per assumersi responsabilità. Qualcuno ha voluto il tuo arresto e il personale coinvolto è stato pagato per questo. E se ciò fosse vero, allora tu saresti veramente innocente. Già, è quello che ti sto dicendo da una settantina di puntate. Sai, sta cominciando ad accettare la verità. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Tun tun, paraparapam pam. Rango 6. Altre 4 volte e avremo il rango massimo. No, sto facendo conclusioni troppo in fretta. Non credo ancora alla tua storia. Prima devi confermarmi ancora una cosa. Avete indotto un risveglio del cuore in me? Cos'è successo quando siete entrati nel mio palazzo al tuo arresto? Dimmi tutto. Sarà un po' difficile ricordarlo, sai? Gli effetti della droga non sono ancora andati via del tutto. Che favore ti serve? È già tardi. Entreremo nel palazzo di Nijima, voglio conoscerla bene. Cose come la sua etica del lavoro, le sue relazioni, informazioni tanto pubbliche quanto private. Ci aiuteranno a sviluppare contromisure in caso trovassi un blocco nel suo palazzo. Posso scoprire molto altro, sai? Anche cosa ha nel cassetto delle mutande. Una ragazza non dovrebbe dire cose del genere. Diglielo anche tu. Cos'altro puoi scoprire? Beh, quanti uomini ha avuto? Siamo ladri fantasma! Inoltre, magari me lo immagino, ma la mia voce... Sembra la stessa. Fammi finire! Ci serve che controlli anche un'altra cosa. Miau, miau, miau. Ah, ho capito. Io no, perché non sento in questo momento, sai, gli effetti della droga e il plot twist finale. chissà di cosa stavamo parlando. Chi lo sa. E ora passiamo al notiziario. La squadra investigativa ha annunciato progressi nella ricerca del ladro fantasma. Il partito d'opposizione ha avanzato una mozione di sfiducia verso l'attuale gabinetto. Questo ai piani del nuovo partito del deputato Shido, aumenta i timori della caduta del governo. Cacchio me ne frega di questo tizio. Io ho ben altri problemi a cui pensare in questo momento. Che bello stare in classe con Kawakami. Oggi ci incontriamo. Oh, giusto, non sappiamo dove vederci. In tribunale. E dov'è? Suggerimento, il quartiere degli uffici governativi. Kazumigegasa, non lo so dire. Kazumigaseki. Non lo riesco a dire velocemente. Kazumigaseki. Esatto. Oh, ne ho sentito parlare, non ci sono mai stato però. Io neppure.
Non è un posto in cui di solito va la gente normale. Wow, solo guardare la mappa fa impressione. Il dipartimento di polizia, il ministero della giustizia, l'ufficio del procuratore e anche la pubblica sicurezza. Anche il palazzo della dieta è proprio lì vicino. Veramente, in che razza di posto spaventoso stiamo per andare? Non ci prenderanno, giusto? Secondo Akechi-kun, la nostra identità non sono ancora state scoperte. Quindi stiamo per buttarci a capofitto in territorio nemico. Qualcuno ha contattato Akechi? Ci incontreremo lì. Restate in guardia, ragazzi. Entriamo nella tana del leone. Ed essendo mia sorella, ve lo dico con sicurezza, porca troia. Questa qua ci mena di sicuro. Questo è il tribunale. Anche solo guardarlo ti fa venire la nausea. Sbrighiamoci e cominciamo. Akechi, cos'hai scoperto? Raramente riesco a incontrare il di persona Sei-san, ma ho ricostruito le sue probabili mosse. Il 20 ci sarà un'indagine presso la Shujin Academy e la residenza di Sakura. Sul serio? Ciò significa che la nostra scadenza è il 20 novembre. Abbiamo quasi 30 giorni. Tuttavia ci saranno ancora diverse lungaggini burocratiche. Dubito che accadrà prima del giorno 20. Ci fidiamo di te. Per ora concentriamoci sull'infiltrazione del palazzo. Concordo, e dovremmo anche andarcene da qui. Vedendo gente come noi starsene ferma qui, qualcuno potrebbe sospettirsi. Dunque... Ma quello! Che ha il mio telefono? Ah! È il modello che volevo, sei così fortunato. Oh, quanto è scema questa. Mi spiace, fino a poco tempo fa Futaba era una... Beh... Va tutto bene, Sai-san me ne aveva parlato. Oh, dimenticavo Akechi-kun, è meglio se dai il tuo contatto a tutti quanti, non solo a me. Ah, buona idea. Oh... più tardi ti manderò io il contatto di tutti gli altri. Grazie. Beh, spero che andremo d'accordo. Farò del mio meglio. Va bene. Sei simpatico eppure attraente. Quanto è... Beh, questo è barare. Sta mostrando il suo apprezzamento. O almeno, credo. Futaba X Akechi. Allora, cominciamo. Dobbiamo capire che cosa sia il tribunale per la sorella di Makoto, giusto? Spesso lo chiama un luogo competitivo dove lei deve vincere sempre. Competitivo, eh? Sì, ed è Sei-san. Sarebbe insospettabile se finissimo sotto processo per una ragione così triviale. Eppure la competizione è una sorta di gara, forse è un dojo. Sbagliato. Oppure è uno stadio o un'arena. Sbagliato. Ci sono altre competizioni oltre allo sport e ai combattimenti. Gioco d'azzardo. Magari un ippodromo. Oppure il pachinko. Rientra nel gioco d'azzardo. In gita abbiamo giocato a carte. Che altro? Deve essere un casino. Tan tan tan. Si vede che tu e Sei-san siete sorelle. Beh, è ora di entrare. E allora spostiamoci da qui. Non si sa mai chi ci potrebbe vedere intanto. Madonna cara, ci distruggiamo tutte le ossa. Tan tan tan. Saremmo già un pericolo? Secondo me sì. O forse no. Beh, a quanto pare no. Detto dal gatto parlante. Mi sembrava mancasse qualcuno. Vediamo che cos'è. Cosa mai potrebbe essere? Oh, fatecelo vedere, dai. Vediamo questo luogo. Aspetta, questo luogo mi sembra di averlo già visto da qualche parte. Chissà dove. Forse 70 episodi circa fa. Ah, può essere. Il tribunale è un casino. Tutto il resto sembra il normale panorama cittadino. Ma quella? È la stazione di polizia, sì. Non sapevo che la stazione e il tribunale fossero così vicini l'uno all'altra.
I nostri abiti non sono cambiati. Significa che non siamo ancora elementi minacciosi o ostili. Esatto, evidentemente non fa attenzione alle zone fuori dal palazzo, al palazzo del tribunale. Un attimo, io ho sempre questo aspetto. Sono speciale, inoltre in forma di gatto sono inutile. Anche la stazione di polizia è parte della sua area di lavoro per arresti legati ai suoi casi. Quando era stata distaccata in polizia le portavo il cibo e il cambio di vestiti. Noi con gli sbirri non abbiamo niente a che fare, vero? Sarà il metaverso, ma non voglio entrarci. Il che mi ricorda che anche lui avrà bisogno di un nome in codice. Nome in codice? I ladri fantasma non possono andare in giro urlando i propri nomi, giusto? Non è figo. Solo per capire, quali sono i vostri? Skull. Il mio è Fox. Li abbiamo decisi in base al nostro aspetto, insomma. Che c'è, Haru? Niente, non importa. Allora forse Karuzu è il più adatto al mio caso, sapete, come il corvo. Il tuo vestito è tutto nero, per caso? Piuttosto il contrario. Se i nostri nomi in codice devono nascondere la nostra identità, non è forse meglio? Karuzu sarebbe l'unico in giapponese. Perché non facciamo Crowin piuttosto? Va bene, da adesso in avanti sarai Crow. Ricevuto. E ora entriamo nel tribunale. Pam pam pam, adesso i nostri vestiti cambieranno all'improvviso? La solfa è sempre la stessa, prima di tutto dobbiamo sgomberare il percorso di infiltrazione. Beh, allora è il momento di fare un salvataggio, ma non lì. Lì quel salvataggio mi serve. In questo momento siamo ancora tutti vestiti normali. E Akechi è allo stesso livello di Haru. Sono sotto di 7 livelli. Allora, io direi ci portiamo Akechi, ci portiamo Anna e ci portiamo Yusuke. Tra l'altro, guardiamo la persona di Akechi. Eccolo qua, Robin Hood. Che tecnicamente, se uno facesse le cose con un attimo di calma, Robin Hood lo vedresti tra poco, non lo vedresti adesso. A livello di statistiche, tra l'altro, Akechi non è messo proprio benissimo. È molto equilibrato, devo dire, ma rispetto anche solo a Ryuji, forse perché è al primo stadio, è comunque molto indietro rispetto a tutti gli altri. Ed è il momento di pensare al tuo equipaggiamento, Akechi. E come accessorio, o ti aumento il livello, come faccio anche con Haru, oppure ti do la protezione. Per adesso, sia te che Haru, che ha Futaba, ma Futaba è un caso a parte, do l'oggetto dei punti esperienza, perché giustamente dobbiamo occuparcene. Bene, allora si inizia il percorso di infiltrazione. Pam 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 pam, paparata, tatarata. È strano vedere queste scene con i vestiti normali. È molto strano, però tra un po' probabilmente cambieranno. Sembra che possiamo intrufolarci da qui. Oh, ma guarda un po'. Dunque, questo significa che siamo percepiti come delle minacce adesso? Coso, pensi di fare il ladro fantasma vestito così? Evidentemente è così che pensa che sia vestito un ribelle. No, questa è la mia immagine di qualcuno che non tollera soprusi e ingiustizie. Beh, in un certo senso la tua maschera ha il naso giusto per la parte. Quella del corvo. Comunque sia, la gente qui sembra completamente normale. Ma siamo in un casino, con luci e tutto, è di certo un palazzo. Oh, giusto, Crow non sa molto sulle creature cognitive, vero? Così come le topografie, anche le persone cognitive rispecchiano l'ideale del signore del palazzo. Scommetto che con tutti quei paroloni non hai capito niente, vero? Beh, sembrano persone normali, vuol dire che sei san e vedi gli altri come senza preconcetti. Figa, è stato bravo. Ma osservando ciò che ho di fronte, è difficile credere che non sia un vero casino. Non tutte le cognizioni però sono normali. Nel palazzo di Futabe e quello di Okumura le abbiamo combattute. Possono sembrare normali, ma dobbiamo fare attenzione a quelle che ricoprono posizioni di potere. Ogni volta vi tocca fare tutto questo. Esatto. Per me è la prima volta, ammetto d'essere nervoso. Cioè, cerca solo di non rallentarci, Crow. Non lo prometterò.
Cosa succede lì? Cos'è quello? Ok, è ora di entrare. La nostra scadenza è il 20 novembre. Se sforiamo, ci arrestano veramente. Come sempre, dovremmo trovare un percorso di infiltrazione sicuro prima di mandare la lettera. Per cui la lettera di sfida non è solo per far scena, è un passo necessario. Puoi smettere di interrompere, per favore? Chiedo scusa. Sembrava un bambino. Beh, allora andiamo. Makoto in questo momento è incazzosa e c'ha tutte le ragioni per esserlo. Molto bene, iniziamo liberando il percorso. Akechi, calmino un pochino, eh. Vediamo prima se ci sono oggetti che si possono rubare, come sempre. Sai, noi ladri fantasma abbiamo un regime monetario molto alto, visto che io spendo un sacco di soldi incazzate. Quindi tutto ciò che possiamo fare è recuperare più oggetti possibili, ovviamente. Ok, passiamo di qua, che tanto in realtà cambia nulla. Ci sono solo oggetti che io posso prendere. Ma ehi, sono sempre soldi, mica si buttano. Dove dobbiamo passare? Di qua. Prendiamo anche questo oggetto perché sai com'è? Ho appena speso 9.999 yen per un oggetto che non userò mai probabilmente. Ma ehi, hey, sai com'è? Meglio essere previdenti, meglio averli gli accessori. Non si apre, che sia bloccata dall'altro lato. Sarebbe meglio cercare un'altra strada. Un'altra strada come questa ventola. Probabilmente ci sarà un'altra ventola aperta da questo luogo. Com'è che in ogni palazzo c'è sempre un condotto da reazione aperto? Mai una volta che ci sia la sicurezza totale, eh? Benvenuti, venite fuori, ladroncoli. Riesci a vederci? Volete il tesoro, non è vero? Scendete e vi dirò dove si trova. Cosa? Non cadremo in un trucchetto del genere. Non sto mentendo, voglio solo fare tutto in modo leale. Non scapperete, vero? Dovremmo fare come dice, non ha più senso nascondersi. Va bene, ombra di Sai-san. Eccoci qua, ci volevi, no? Siete arrivati alla fine. Il tesoro è in direzione, il piano più alto di questo edificio. Perché ce lo stai dicendo? Come ho detto prima, voglio giocare il più leale possibile secondo le regole. Come prima cosa, venite da me, continueremo lì il discorso. Clic e scomparì. Ma è Maga! Come ha fatto? Dannazione, laggiù! È andata verso l'ascensore, merda! Forse possiamo usare l'ascensore per raggiungere i piani alti. Forza Joker, inseguiamola! Va bene. Vediamo. Seguiamola, Joker. Non mi sembra ci siano nemici. E queste porte sono chiuse. Il gioco vorrebbe che io andassi subito all'ascensore. Ma io ti dico una cosa, andiamo prima alla safe room. Perché non riposiamo un po' qui? Beh, è un'idea. Akechi, che hai da dire tu che sei nuovo? Non pensare a me, concentriamoci su come entrare nel palazzo. Wow, molto simpatico Akechi. Fox, prima che proseguiamo, puoi crearmi una carta oggi? Un casino, se i palazzi sono la manifestazione dei desideri di una persona, questa sembra essere la più clamorosa delle reinterpretazioni. Cosa potrei chiedere a Yusuke? Di duplicarmi una carta. Che tipo di carta? Non lo so, vediamo. Facciamo potenza sacro questo giro. Sì. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Fox. E ora ragazzi, è il momento di proseguire la nostra infiltrazione. Va bene, diamoci dentro. Ma ci staremo tutti su quell'ascensore? Mi sembra un po' piccolo. No, ci stiamo. Autentificazione richiesta, inserire la tessera socio. Tessera socio? Forse si riferisce a una sorta di club. Dannazione, mi sto stancando! Parla come mangi, cazzo! Spesso i casinò hanno un sistema di adesione chiamato club di gioco. Alcuni hanno persino delle zone delimitate, con l'accesso riservato solo ad alcuni giocatori. Osservando la struttura di questo posto, immagino funzioni alla stessa maniera. Oh, così lo capisco! Iscriviamoci a questo gruppo di gioco! Sarei d'accordo con te, ma... Un'ombra?
Come immaginavo, non sarà affatto facile iscriversi. Ci sfida, spingendoci ad affrontare la sicurezza di questo luogo per giungere finalmente a lei. Ah, arrivano! Ah, uno se! Non preoccupatevi, ci penso io. Devo dimostrarvi il mio valore in fondo, no? Mi aspetto grandi cose allora. Vi prometto che supererò le vostre aspettative. Vai Goro, mostraci la tua persona. Persona! Molto bene, iniziamo. Non preoccuparti, questo lo puoi lasciare a me. All'attacco, Robin Hood! Ok, a cosa sei debole, José? Resisti al fuoco, resisti al fisico? Beh, allora... Megidola! Bravo Robin Hood! 3800 yen, un po' pochi, eh? Non sei malaccio! E questo è niente! Forza, adesso occupiamoci alla svelta delle ombre! Aspetta, visto che quello che abbiamo appena sentito prima, non finiremo con un'imboscata? Sono d'accordo, vorrei occuparmene il più presto possibile, ma adesso che abbiamo un percorso di infiltrazione, suggerisco di tornare indietro a prepararci. Va bene, mi fido, avete esperienza e capacità di giudizio, andiamo! Se non ricordo male, il castello, il palazzo di Sai-san, ha... come ho detto, più o meno un mese di tempo. In questo mese di tempo io vorrei occupare il tempo maggiormente ad occuparci di Chihaya, perché così andiamo nei Memento, sblocchiamo le porte rosse e ci potenziamo all'inverosimile. Davvero una sorpresa dopo l'altra oggi. Spero che potremo continuare a lavorare insieme fruttuosamente. Sono d'accordo. Dovremmo approfondire i passi da intraprendere. Non serve. Prima troviamo la strada per infiltrarci, poi mandiamo la lettera di sfida, corretto? Così facendo, il nucleo contorto dei desideri del signore del palazzo prenderà forma fisica. Prendendo tale nucleo avrò luogo un risveglio del cuore. Immagino che approssimativamente saranno questi i passi, giusto? 10 più. Non è così semplice, questa merda non è da sottovalutare. Non sto sottovalutando alcunché, te lo assicuro. L'ombra di Ninjima-san sembrava tra l'altro molto sicura di sé. Sì, non c'è modo di sapere cosa ci aspetta, facciamo attenzione. Molto bene, mi farete sapere quando entreremo nel palazzo, giusto? Se mi va. Certo, ti scriveremo. Perfetto, quando sarà ora mi troverete pronto. Per ora è sufficiente, prepariamoci all'azione. Ah, giusto, le mie scuse per aver deviato la conversazione. Contiamo su di te, Akechi, il fallimento non è contemplato. Farò il possibile per soddisfare le vostre aspettative. Il momento cruciale si avvicina. Mettiamocela tutta. Bravo Morgana, così mi piaci. È un'occasione unica, risvegliamo il cuore di Nijima. Ma perché non dite Sae? La situazione si è fatta proprio difficile, c'è persino una taglia sulla vostra testa. Ma io davvero credo che i ladri fantasma siano innocenti. A proposito, ho cambiato la domanda del sondaggio. La discussione si è già infiammata comunque. Per me è un problema se la gente non crede che i ladri fantasma siano eroi. Vi prego, fate di tutto per ripulire il vostro nome dal fango, ok? Conto su di voi. Quindi la gente ce l'ha con noi anche nel suo sondaggio. La nostra popolarità ha toccato il fondo. Già. Ehi, è arrivato un pacco per te. Ah, grazie Sojiro. La corona della salvezza che mi è costata 9.999.000 yen. Oh. Viene da affari loschi. Ne è valsa la pena? Per niente. Non ne vale per nulla la pena tutto ciò. Sembri stanco. Beh, dopo tutto sei stato nel metaverso. Puoi chiamare Kawakami per farle fare delle faccende di casa, ma prima scegli quale incarico assegnarle. Ma io vorrei uscire. Oh, Morgana, che palle. Non so cosa fare, Sojiro. E beh, l'unica cosa che mi rimane da fare è leggere, allora. E leggiamo quello dell'acquario, visto che me l'hanno chiesto le gemelline. È l'unica opzione che mi era rimasta. Più lo si conosce, più ci si innamora di questo mondo acquatico. L'acquario di Shinagawa, eh? Sembra un altro mondo, molto interessante. Sembra divertente anche per gli adulti. C'è persino un'area in cui puoi toccare i pesci. È uno di quei posti che piacciono a tutti. Prima o poi dovresti andarci con qualcuno. Tipo le gemelline. Spero che però i prossimi posti siano già stati sbloccati. Non lo so, sai?
Ho questo dubbio che in realtà non li abbia ancora sbloccati altri posti. Eppure questo, cacchio, ma non lo so, forse perché in realtà l'ho letto nei momenti in cui non avevo niente da fare la prima partita, quel libro. Però sono abbastanza sicuro che con qualcuno c'ero andato. Non lo so, va bene così. E oggi è domenica. È giunto il momento. A prescindere da quello che succederà, dobbiamo risvegliarle il cuore. Giusto. Conto su di te. Ciascuno di noi ha uno stile individuale, ma dobbiamo procedere come al solito. Lascia fare a me allora. Non preoccuparti, Phoenix, mi fido di te. Per questo ti ho chiesto di aiutarmi. Non ha senso preoccuparsi troppo adesso, vero? Prendi tutto il tempo che ti serve per prepararti. Va bene tutto purché faciliti la missione. Hai la nostra fiducia, sei il nostro leader in fondo. Non ti preoccupare, dobbiamo occuparci di Chiaia. Ricordati queste parole, Morgana. Rendiamo questo piano un successo. Perfetto, abbiamo la scadenza di 21 giorni. Vieni in sala giochi e palazzo. Shinya, se c'è Futaba mi dispiace, ma ti dovrò dire di no in realtà. E Futaba giustamente è libera. Allora, prima andiamo da Yusuke. Gli chiediamo di duplicarci qualche altra carta. Vorrei che duplicassi la carta Inferno. Non mi serve a granché, però meglio di nulla, no? E ora invece ce ne andiamo da Futaba. Questa sera, se è disponibile, andiamo da Chiaia / andiamo da Kechi. Entrambi sono importanti tanto quanto in realtà sarebbe anche importante completare Futaba. Ma se riusciamo a fare Futaba, l'abbiamo completata perlomeno. Se invece riusciamo a fare Chiaia, ci portiamo avanti invece. Futaba. Ah, buongiorno Phoenix, che vuoi fare oggi? Usciamo assieme. Lo sai che abbiamo un'operazione in corso, vero? Sicuro di non voler andare dentro? Ce la faremo. Davvero? Immagino di non potermi lamentare troppo, visto che vuoi passare il tempo con me. Ah, oh, sì, ho scoperto un mucchio di cose su Kana-chan, intendo. Sei libero? Vorrei parlartene. Perfetto. Prendersi una pausa ogni tanto fa bene. Vuoi uscire con Futaba? Usciamo con lei. Grazie. Allora vieni in camera mia, ne parliamo lì. Spero che tu abbia l'aria condizionata, perché qui nella vita reale fa caldo. Ho cercato Kana-chan online e sembra che viva ancora nella città di Kansai, dove si era trasferita, ma non è mai andata al liceo. Ho fatto qualche ricerca per capire i possibili motivi e, beh, più scavavo più usciva al marcio. Ah. Che hai scoperto? I suoi genitori sono sommersi dei debiti a causa del gioco d'azzardo. È tutto col gioco d'azzardo, tutto gira intorno a Futaba, suo zio, i genitori della sua amica. Così, invece di mandarla a scuola, la fanno lavorare per aiutare a saldare il conto. A quanto pare la fotografano ancora con i vestiti strani, ma ora vendono anche le foto. Che genitori di merda. Di sicuro Kana-chan ha un OnlyFans ora. Dovremmo mettere fine a tutto ciò, vero? Esatto, non possono trattare Kana-chan come un oggetto. A dire il vero, Kana-chan ha fatto una richiesta al fansite. Stando all'IP e ad altri dati, sono sicura al 99,9% che sia lei. Ha chiesto solo che i suoi genitori possano avere un risveglio del cuore. Ma non ha inserito i loro nomi. Forse è titubante o non crede ancora del tutto nei ladri fantasma. In ogni caso, ho una soluzione. Ho trovato il nome dei genitori nella rubrica che avevo nelle elementari. Kouta Magario e Asami Magario. Ho fatto anche una verifica con il Metanav. Possiamo curarli? Ho deciso, Phoenix. Voglio andare nel memento e risvegliare i cuori. Non possiamo permettergli ancora di trattare così Kana-chan, giusto? Aiutami a salvarla. Lo facciamo per te, allora. Phoenix, grazie. Ah, oh, e ho visto che mi darai una mano, ricambierò il favore. Cercherò ancora più attentamente gli oggetti preziosi nel metaverso. Beh, niente male, eh? Giusto, patte patte sulla testa. Percepisco un forte legame. Anche questo, come Oya, Chiaia e tutti gli altri, è in un rango in cui dobbiamo aiutarla, come abbiamo fatto anche con Sojiro. Quindi anche questa missione sarà andare nel memento, ma non mi ricordo se dobbiamo chiederglielo direttamente a lei. Ok, conto su di te, salviamo Kana-chan. Devo aiutare Futaba a mettere fine a questo rapporto parentale malato. Oh, cavolo, si sta facendo tardi, ne riparliamo un'altra volta.
Futaba, anche questa è una richiesta che dobbiamo fare io e te e basta, o possiamo andare anche con gli altri? Perché se è solo io e te è purtroppo una perdita. È un peccato più che altro. Ah, sei tornato? Beh, come posso spiegarmi? Mi fa piacere averti a casa. Oh, Sojiro, grazie. Yo, Akechi, che c'è? Hai idea di chi possa essere il vero colpevole? Ah, giusto, hai detto che hai visto un tizio mascherato, giusto? Volevo chiedertelo anch'io. L'hai visto davvero? Quel tizio mascherato deve essere il vero colpevole, giusto? Se il vero colpevole, come lo definite, agisce da solo, allora non può esserci alcun dubbio. Capisco. La domanda successiva è: chi potrà mai essere quest'uomo mascherato? Sfortunatamente, questo non lo so. Ah, non serve a niente. Un giudizio piuttosto severo. Ehi, come mi fai arrossire? Non era un complimento. A questo punto non posso dire di avere alcun indizio, ma quando questa storia sarà finita lo catturerò di certo. Questo posso promettervelo. Sicuro di farcela? Non vi fidate di me? Potrebbe sembrare strano detto da me stesso, ma io sono un detective eccezionale. Vi garantisco che catturerò il colpevole, aspettate e vedrete. Non ha indizi, ma è così sicuro di sé da dire che catturerà certamente il colpevole. Tipico di un detective famoso, anche il modo con cui parla di queste cose è diverso dal nostro. Sicuramente, chi ci vuole? C'è un sacco da fare e ti va di ascoltarmi? Chiaia. Sì, mi va proprio di ascoltarti.